Ascoltiamo invece Emanuele Santoro, che è l'esperto di antiriciclaggio della Fisac e della Banca d'Italia. Prego, Santoro. Sì. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questo convegno, appunto Legalità e Buona Finanza. Sì. Ringrazio quindi, dicevo, gli organizzatori del convegno Legalità e Buona Finanza per avermi invitato a prestare la mia testimonianza. Una testimonianza che voglio precisare da subito, la esprimo sulla base di dati squisitamente tecnici, proprio per il lavoro che svolgo, e comunque parlando a titolo sindacale, non certo impegnando l'istituto di cui faccio parte. Il contributo che voglio dare a questo consesso nasce quindi dalla mia esperienza che ho maturato in questi anni nello svolgimento dei compiti di analisi propri dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, che come insomma, credo molti sanno, è l'unità istituita in maniera autonoma all'interno della Banca d'Italia, con tutte le garanzie di indipendenza che comunque il cappello di una banca centrale è in grado di fornire e che rappresenta un po' il trade union, quindi il punto di collegamento fra quella che è la componente privata e pubblica del complessivo sistema nazionale di antiriciclaggio. Un sistema che appunto è composto da diversi attori e in cui la UIF svolge il ruolo sostanzialmente di ricevere dalla componente privata, qui sostanzialmente dagli operatori finanziari, dalle banche, anche dai professionisti, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, per poi disseminare, dopo aver svolto la propria analisi e propri approfondimenti del caso, a quella che è la componente pubblica appunto del sistema antiriciclaggio, vale a dire appunto sostanzialmente gli organi delle indagini, gli organi investigativi che poi ovviamente fanno da tramite per arrivare alle indagini svolte per conto dell'autorità giudiziaria. Devo dire che proprio sulla base dell'attuale nostro assetto legislativo, del nostro quadro legislativo, l'Italia può essere fiera di aver ottenuto nel 2015 una delle migliori valutazioni che sono state accordate dal GAFI, dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel corrente ciclo di Mutual Evaluation. Infatti il nostro sistema è stato considerato come un sistema sostanzialmente gravato da gravi minacce criminali, proprio perché ovviamente non è una novità che le condotte criminali sono molto diffuse nel nostro ordinamento, quale appunto usura, estorsione, i crimini delle mafie, i reati finanziari e quant'altro, però nonostante questo è stato considerato il nostro sistema complessivamente un sistema sofisticato, maturo e che è fondato comunque su un quadro giuridico istituzionale robusto e robusta che è ben consapevole delle minacce. E in particolar modo l'unità di informazioni finanziaria di cui faccio parte ne è uscita, potrei dire, molto bene, in quanto è stata considerata come unità ben funzionante, che svolge analisi, scusatemi, strategiche e operative di elevata qualità e che sono in grado sostanzialmente di orientare le indagini e quindi di dare avvio e spesso anche di poter portare al buon esito delle indagini che riguardano casi non soltanto di riciclaggio ma anche di appropriazione di risorse pubbliche, di corruzione, di usura, di estorsione e quant'altro. Potrei dire che proprio l'accresciuta capacità, diciamo, del sistema a fronteggiare le minacce appunto di utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio, è possibile desumerla questa accresciuta capacità sulla base di alcuni dati che adesso fornisco brevemente, tratti sostanzialmente anche dai quaderni antiriciclaggio che potete trovare sul nostro sito dell'Unità di Informazione Finanziaria e che dimostrano sia una maggiore sostanzialmente una maggiore comprensione, diciamo, del fenomeno, di quel fenomeno appunto economico e sociale prima ancora che criminale del riciclaggio da parte di tutti gli operatori economici, sia anche la sempre maggiore efficacia delle risposte che tutti i soggetti coinvolti sono in grado, diciamo, di dare. Innanzitutto vediamo che mentre come un po' diceva anche Agostino Megale, le segnalazioni all'avvio della riforma legislativa del 2007 erano poco più di 12.000, siamo arrivati nel 2016 addirittura a oltrepassare per la prima volta 100.000 segnalazioni. Questo è un dato molto importante che va anche visto insieme a un altro dato importante, che è quello del numero di soggetti che in base al decreto 231 del 2007, poi vabbè, vedremo che comunque è oggetto di modifica adesso appunto per recepimento della quarta direttiva, sono appunto chiamati a far parte del complessivo apparato di contrasto, quindi anche il numero di soggetti che si sono per la prima volta registrati al sistema di analisi e ricezione dei dati antiriciclaggio appunto presso l'UIF. Infatti il numero è sempre crescente, così come anche nonostante il livello
livello generale, diciamo, di contribuzione al sistema dato dal sistema bancario e finanziario nel suo complesso, che sempre ovviamente la fa da padrone, in quanto si tratta di oltre il 90%, diciamo, delle segnalazioni che provengono da intermediari bancari e finanziari. Comunque sono aumentate anche le segnalazioni che provengono da altri soggetti, quindi dagli operatori non finanziari, in particolar modo le case da gioco, che se non erro nel 2016 siamo arrivati a circa 2600 segnalazioni, e anche i professionisti, le cui segnalazioni sono passate addirittura da 6.000 a 8.008. Su questi risultati non si può negare che un importante elemento è stato costituito dal provvedimento del 2014 sulla voluntary disclosure, quindi per quelle segnalazioni che sono connesse alle operazioni di regolarizzazione fiscale, si tratta dello stesso provvedimento a cui sostanzialmente faceva riferimento prima il Ministro, che ha introdotto non a caso anche l'autoriciclaggio, che rappresenta un po' il contrappeso, se vogliamo, diciamo, della voluntary disclosure, per punire appunto anche le condotte riciclatorie posti in essere dallo stesso soggetto che aveva occultato i danari. Sono aumentati il numero di operatori che segnalano operazioni sospette di riciclaggio di finanziamento del terrorismo, e sono anche aumentate complessivamente le segnalazioni, ma sono ancora di più aumentate le segnalazioni che la UIF è in grado sostanzialmente di lavorare e di trasmettere agli organi delle indagini, sostanzialmente il nucleo speciale di polizia valutaria e della Guardia di Finanza e della direzione investigativa antimafia. Si tratta infatti di un numero sempre crescente, comunque che si attesta intorno alle 104.000 segnalazioni. Di queste però, giusto per conoscenza, bisogna sapere che non tutte le segnalazioni vengono considerate fondate sulla base dei dati ovviamente a disposizione dell'unità, quindi dei nostri archivi, per cui un certo numero di segnalazioni, che sono state pari ultimamente al 10,5%, sono archiviate. Si badi bene che però non si tratti di un'archiviazione in senso proprio, perché comunque non vengono cancellate queste segnalazioni, che sono recuperabili seppur sempre analisi finanziaria laddove emergano elementi nuovi, ma sono comunque appunto conservate separatamente, diciamo, dall'unità di informazione finanziaria, che ne deve consentire comunque per 10 anni, che deve consentire la consultazione da parte degli organi investigativi, che potrebbero invece avere informazioni ovviamente di cui noi non disponiamo sui soggetti attenzionati in seno alla segnalazione che si è deciso inizialmente di archiviare. Direi che negli ultimi anni sostanzialmente sono state appunto anche stabili quelle che sono l'operazione di cui l'UIF, che a l'UIF sono state richieste, diciamo, di sospendere, perché l'UIF fra i suoi poteri ha anche il potere di sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio su iniziativa normalmente, diciamo, dell'intermediario. Però è anche vero che la sospensione è un potere autonomo dell'unità, che può essere esercitato anche sempre proprio su richiesta dell'autorità giudiziaria, degli organi delle indagini. È un potere che viene normalmente è preordinato all'adozione di una misura di carattere sostanzialmente cautelare reale, quale un provvedimento di sequestro sulle disponibilità, e può essere adottato soltanto laddove non vi siano comunque ovviamente dei pregiudizi dell'indagine, che potrebbe avere tutto l'interesse invece a seguire la traccia finanziaria delle operazioni anziché bloccarne le disponibilità. E molto importante poi rimane la questione, potrei chiamarla l'annosa questione dei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, perché fra i soggetti obbligati allo Stato vi sono anche le pubbliche amministrazioni. Non è certamente un elemento nuovo, perché tutti appunto anche gli altri rappresentanti dell'UIF l'hanno in più sedi manifestato, la circostanza che non sempre appunto gli uffici della pubblica amministrazione sono stati particolarmente collaborativi nel segnalare operazioni sospette di riciclaggio. L'UIF sta appunto lavorando, e basti citare riguardo al protocollo d'intesa con il Comune di Milano del 2014, proprio per cercare di attrarre all'area della collaborazione attiva e quindi ottenere anche delle informazioni rilevanti per il riciclaggio dagli uffici della pubblica amministrazione. Questo perché? Perché ovviamente si tratta di soggetti pubblici che svolgono importanti funzioni pubbliche, che quindi potrebbero disporre di informazioni, si pensa alla corruzione ma anche ad altre, all'approvazione di risorse pubbliche eccetera, informazioni di grande interesse che non sono certamente duplicative di quelle che possono invece essere pervenire, diciamo, dai soggetti quindi privati. In ogni caso l'intero sistema di riciclaggio, sia a livello di internazionale che a livello nazionale, si fonda su un livello elevato, diciamo, di collaborazione fra le diverse autorità, sia nazionali sia alle autorità estere. Sotto questo quindi profilo è molto importante osservare innanzitutto che, e qui mi riallaccio anche a quello che è stato detto da chi ha parlato prima di me, è molto importante trovare le sinergie fra quella che è l'azione di contrasto del riciclaggio e quella che è l'azione a tutela della legalità,
è quella che l'azione a tutela della stabilità, della trasparenza e del buon funzionamento di intermediari e mercati. Sotto questo profilo, lui fa anche godendo ovviamente della sua collocazione logistica, ha dei rapporti molto costruttivi e intensi con la Banca d'Italia, con la vigilanza della Banca d'Italia, con la quale collabora ovviamente effettivamente sia a livello di scambio informativo sia a livello anche spesso operativo con ispezioni congiunte, tanto per dirne una. Molto importanti poi sono i rapporti con le altre autorità di vigilanza di settore, cioè quali la Consob e l'IVAS. Molto significativi sono anche negli ultimi tempi le forme di collaborazione che sono instaurate con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, proprio per individuare i punti un po' di contatto fra quella che è l'azione a tutela della legalità, l'azione di prevenzione del riciclaggio e quella che invece è l'azione a tutela appunto contro la corruzione, l'azione di prevenzione della corruzione. Sotto questo profilo, molto importanti, qui fra l'altro abbiamo il Vice Ministro degli Interni, è stato il decreto del Ministro degli Interni del 2015 che ha riguardato gli indicatori di anomalia appunto per gli uffici della pubblica amministrazione. Ma un altro punto molto importante di collaborazione con l'ANAC è stato per esempio la definizione del Piano Nazionale Anticorruzione. Molto importanti poi sono i rapporti che instauriamo, che l'Autorità di Informazione Finanziaria ha con le procure della Repubblica. Devo dire che l'attività consulenziale un po' da sempre caratterizza un po' l'attività dell'UIF, perché comunque godiamo di expertise anche proprio per la nostra collocazione della Banca d'Italia nel settore bancario e finanziario, che non sempre ovviamente sono a disposizione, non sempre sono disponibili direttamente presso le procure che ci richiedono appunto di svolgere perizie o comunque attività di carattere consulenziale. E sotto questo profilo molto importanti sono state le relazioni con alcune importanti procure, fra cui la procura di Roma, quella di Milano, quella di Palermo, anche quella di Napoli. E ancora più importante è dire che nel 2017 con due di queste procure sono stati stilati proprio dei protocolli d'intesa, uno a gennaio con la procura di Milano e un altro a maggio con quella di Roma. E si tratta di protocolli volti a garantire sia dal punto di vista operativo che di informazione la massima collaborazione possibile per intercettare, per evitare che il sistema appunto economico e finanziario venga utilizzato per finalità di riciclaggio. Non mi soffermo sul contenuto anche per questione di tempo, però è importante notare che si tratta di due documenti che sicuramente danno piena ed efficace attuazione a quelle che sono le norme internazionali in materia di scambio di informazioni. Molto importante proprio perché il riciclaggio non si può svolgere, non si svolge soltanto a livello nazionale ma travalica i confini. Il riciclaggio, così come lo stesso discorso vale anche per il terrorismo, è necessario ovviamente la massima collaborazione internazionale. Sotto questo profilo nel tempo si è sviluppata una rete mondiale appunto di unità di intelligence finanziaria simile all'UIF, che collabora fattivamente nello scambio di informazioni reciproche sui fenomeni che riguardano diverse giurisdizioni. Va detto a riguardo che gli standard internazionali che regolamentano un po' questa attività sia della UIF che delle altre FIU sono quelli definiti dal gruppo di azione finanziaria internazionale, lo stesso che ho citato prima per quanto riguarda la mutual evaluation, e si tratta ovviamente di standard che sono elaborati nell'ambito sempre nell'ambito appunto delle raccomandazioni del GAFI. I principi sostanzialmente internazionali in materia richiedono che in maniera autonoma, quindi senza bisogno di trattati internazionali, trattati intergovernativi eccetera, le FIU hanno la capacità di scambiarsi informazioni e devono scambiarsi in maniera rapida, costruttiva ed efficace, sia dandosi informazioni spontaneamente sia su richiesta ovviamente di un'altra FIU. E a riguardo per esempio le collaborazioni che sono state fornite dal nostro paese alle FIUS sono state oltre 3.000, così come invece quelle richieste che sono state inoltrate all'UIF sono state appunto 500. Comunque in ogni caso la UIF contribuisce ovviamente anche con ispezioni attività di contrasto al riciclaggio, ispezioni che sono destinate ai soggetti obbligati appunto alle segnalazioni. E le ispezioni non sono uno strumento ordinario di cui ci avvaliamo, perché noi sostanzialmente il nostro core business è quella che è appunto l'analisi finanziaria delle segnalazioni, per cui sostanzialmente le ispezioni vengono utilizzate soltanto laddove le informazioni da acquisire non possono essere acquisite con altre forme. In conclusione, senza appunto dilungarmi su quello che è poi il recepimento della quarta direttiva, che porterà anche delle importanti novità per quanto riguarda la definizione delle persone politicamente esposte oppure per quanto riguarda alcuni principi cardine come di quello dell'approccio basato sul rischio, quello che bisogna dire è che tutti i soggetti che sono chiamati appunto ad operare in materia nell'apparato connazionale di antiriciclaggio, quindi da soggetti pubblici ai soggetti privati come banche intermediarie
finanziari devono collaborare quindi fattivamente per evitare che appunto nel sistema economico e finanziario vengano introdotti appunto venga tutto il denaro sporco. E questo quindi perché il riciclaggio sostanzialmente è un fenomeno che è caratterizzato una particolare pericolosità economica e sociale, perché è un fenomeno che consente sostanzialmente di rendere davvero profittevoli quelli che sono poi i reati patrimoniali. Infatti l'attività di riciclaggio viene normalmente affidata a soggetti specializzati proprio in questo tipo di fattispecie criminali, per cui sostanzialmente non si può più tollerare oggi quella zona grigia che per anni ha caratterizzato, diciamo, l'operare di soggetti, di operatori appunto economici e finanziari, nonché di interi stati, i cosiddetti paradisi fiscali, basti pensare a loro, e quindi bisogna quindi evitare che ci siano appunto i soggetti che anche inconsapevolmente, senza partecipare direttamente a attività di riciclaggio, si rendono comunque strumenti tali da poter appunto immettere questo denaro sporco nel circuito economico e legale, e in questo modo sostanzialmente si rendono strumenti, diciamo, di riciclaggio semplicemente per conseguire lauti guadagni. Grazie. Grazie Emanuele Santoro.